Non ci ferma nemmeno la pioggia a conoscere i funghi, ben ritrovati a questa nuova puntata in onda su Telebelluno. È visibile anche in rete Fabio, che meraviglia sotto i miei occhi che tra poco inquadreremo da vicino. Sì, si tratta di un boletus, quindi genere noto perché comprende i porcini, in questo caso è il famoso boletus satanas. Boletus satana è un fungo dal portamento veramente tozzo, è un fungo che può raggiungere dimensioni anche molto più grandi di queste, possiamo tranquillamente raggiungere i 20-25 cm di diametro del capello, quindi veramente esemplari grandi. Oggi abbiamo trovato una raccolta piuttosto numerosa perché qui ce ne sono 5 esemplari, come si vede, però sono esemplari di dimensioni medie. Allora intanto vediamo un po' come sono fatti. Portamento tipico boletoide, quindi molto molto carnosi, cappello convesso che tende a mantenere questa forma a lungo, spianerà solo a maturità, e il margine del cappello un po' più chiaro, mentre la parte superiore tende a sporcarsi con l'età, di brunastro, bruno grigiastro, così, quindi il colore non molto attraente. Dove cresce questo fungo? Cresce nei boschi di latifoglie abbastanza caldi, quindi è un fungo diciamo termofilo, che ama il caldo. Anche se quest'anno, in questo periodo, il caldo ormai non ne abbiamo più. Si vede anche da come siamo vestiti, no? Ecco, qui andiamo a vedere sotto il cappello e troviamo dei tuboli molto fini, molto, quindi molto piccoli, molto concentrati, di colorazione rossastra, un rosso abbastanza carico. E il gambo, anche il gambo ha una colorazione rossa, un rosso quasi definito rosso cardinale, proprio perché ha una colorazione rosso con delle tonalità un po' ciclamino, e quindi è definito così. Molto molto tozzo, il gambo di questo fungo qua può raggiungere anche i 10, 12, anche 15 cm di diametro, quindi in esemplari grandi è veramente una cosa imponente. Se noi andiamo a tagliare questo fungo, vediamo che la carne all'interno è biancastra, ma non è un bianco puro, ecco, bianco giallastra, qua si vede, che poi diventerà ancora più pallida negli esemplari adulti, però ha un tipico viraggio azzurrognolo che è più evidente in prossimità dei tubuli, quindi sulla parte inferiore del cappello, qui, questa zona qua, mentre non vira quasi assolutamente nella parte, dalla parte mediana verso la base. In questo caso vediamo un imbrunimento molto marcato alla base del gambo perché questo fungo è larvato e quindi ha subito dei processi anche di putrefazione. È inutile dire che è commestibile. Tutt'altro che commestibile, anche il Satana, dice proprio il nome, è un porcino del diavolo e quindi è sicuramente un fungo da non raccogliere. È tossico ma non è un fungo mortale. Ci sono alcune persone anziane che dicono di averlo mangiato anche in gioventù perché lo sbollentavano, quindi eliminavano l'acqua di bollitura e dopo prolungata cottura riuscivano anche a mangiarlo, anche se il gusto sicuramente non è buono. Vedi, io ci sono cascata per l'ennesima volta.